È iniziata nel migliore dei modi l'avventura della Giorgio Tesi Group nelle semifinali playoff. La squadra di coach Moretti, molto bravo nel cambiare continuamente i quintetti in campo e annebbiare così le idee agli avversari, ha sofferto per metà gara le ripetute giocate del folletto Casper Ware, 23 punti in appena 20 minuti, non riuscendo a limitare i piemontesi con la dovuta efficacia. Poi, aggiustata la difesa, la formazione biancorossa, trascinata dall'ottima serata dei due americani X e Graves, dal positivo Rullo e dal sempre lucido Meini, ha spostato il match lungo i binari preferiti. Sì, nei secondi 20 minuti abbiamo sempre guidato senza chiudere la partita, e questo va ovviamente a merito dei nostri avversari, ma siamo sicuramente saliti. Dobbiamo gestire meglio le palle perse, abbiamo fatto troppe palle perse, e quelle palle perse che io chiamo terminali, quelle palle perse che concedono ai nostri avversari o punti facili o comunque di trovare fiducia per il loro attacco, quindi quello è un aspetto da migliorare assolutamente per gara 2. Casale però non si è mai arresa, recuperando in più di un'occasione svantaggi vicini alla doppia cifra, confermando che la serie sarà durissima, a cominciare da gara 2 in programma martedì sera, sempre al Palacarrara. Dovremo essere più continui, più bravi quando la partita in qualche modo cambia su qualche episodio, magari cambia nel metro, cambia nelle letture, perché gli altri comunque cambiano i quintetti, essere più bravi a avere continuità nel punire le scelte degli altri. Nella serata dalle forti emozioni dal Palazzo Caloroso, come non mai riempito da quasi 4.000 spettatori, spicca il tributo della società ai gruppi storici del tifo pistoiese, Redskins, Untouchable, Red Devils e Baraonda, che hanno sfilato sul parquet ottenendo, oltre agli applausi, il ringraziamento di ex giocatori come Claudio Crippa, Andrea Davidi, Matteo Soragna, Matteo Lanza e Beppe Valerio. Ai sostenitori dell'Olimpia prima, del Pistoia Basket ora, i dirigenti, con in testa il presidente Maltinti, hanno voluto dedicare la maglia numero 1.